Ciao a tutti, ben ritrovati cari amici del canale YouTube. Brevemente, prima di passare agli argomenti di oggi, perché ci sono comunque delle notizie importanti che arrivano dal centro sportivo di Milanello in vista della partita contro la Roma, ritorno dei quarti di finale di Europa League, brevemente, giusto una nota in più rispetto al video che abbiamo commentato insieme questa mattina, dove abbiamo parlato della difesa disastrosa del Milan, della difesa colabrodo del Milan, che è la quarta peggior difesa in trasferta dell'intero campionato di Serie A. Addirittura peggio del Milan hanno fatto solamente squadre come la Salernitana, che è retrocessa praticamente, il Sassuolo, che è penultimo in classifica. I gol presi dal Milan dalle squadre nella parte destra della classifica fa impressione. 4 gol presi dal Monza, 3 gol presi dal Sassuolo, 3 gol presi dall'Udinese, 3 dalla Frosinone, 2 dalla Salernitana, 2 dal Lecce, 2 dal Cagliari, 1 dal Verona. Ragazzi, non può andare avanti in questo modo. È vero che ha un attacco importante, uno dei migliori in Italia, giocatori di qualità come Pulisic, Leao, Loftus-Cheek, Chukwueze, Jovic, Giroud, però il problema è in difesa. Il Milan ha una difesa, parliamoci chiaro, utilizziamo anche i termini forti, imbarazzante per certi livelli, se tu vuoi davvero competere per certi livelli. Poi se vuoi fare un campionato in cui l'obiettivo è entrare nei primi 4 posti, allora va bene anche così, ma se vuoi alzare l'asticella, il Milan va rinforzato nella zona centrale della difesa, nei sostituti in panchina, ma anche a centrocampo, dove servono giocatori con qualità più difensive rispetto a quelli attuali. Veniamo però agli argomenti di oggi. Innanzitutto vi chiedo come sempre la cortesia di iscrivervi al canale YouTube, perché è molto importante, molti di voi guardano il video ma non sono iscritti, quindi tanto non vi costa niente, vi chiedo solo questo. Da Milanello cosa filtra? Innanzitutto c'è tanta delusione e rammarico per la partita pareggiata ieri, perché in caso di vittoria e poi con il pareggio dell'Inter col Cagliari, il derby praticamente non poteva portare a verdetti. Invece in questo caso il Milan deve vincere o pareggiare per evitare di far festeggiare lo scudetto dell'Inter in casa a San Siro nel derby. Però soprattutto c'è rammarico perché la prestazione contro il Sassuolo non è stata positiva, ancora una volta 3 gol subiti. Non è il modo giusto per preparare una partita come quella contro la Roma, gara che decide tanto del futuro europeo del Milan. Però da Milanello arrivano delle buone notizie, notizie importanti, perché oggi, che è lunedì 15 aprile, si è allenato con il gruppo Mike Maignan, quindi in porta torna il portierone francese che aveva saltato la partita contro il Sassuolo per affaticamento muscolare. Al suo posto ha giocato Sportiello, che ha preso 3 gol, poteva addirittura prenderne di più. Quindi torna Maignan, nulla di preoccupante per il portiere francese che rientra in Europa League. Giovedì sarà all'Olimpico, questa è la prima buona, importante notizia. Seconda notizia che possiamo dare da Milanello, ha effettuato anche alcuni esami ma sostanzialmente non aveva nulla di che. Malik Thiaw ci sarà contro la Roma, non dal primo minuto, perché il Malik Thiaw visto ultimamente probabilmente è meglio che non giochi dal primo minuto, ma in generale è un Malik Thiaw che è recuperato, andrà in panchina ed è l'unico vero sostituto di Tomori e Gabbia, che saranno i due titolari contro la Roma. Perché l'unico sostituto? Perché non giocherà contro la Roma Simon Kjær. Sono stati effettuati oggi degli esami strumentali, il giocatore ha avuto un affaticamento alla flessore, non c'è lesione muscolare, ma non ci sarà contro la Roma. Una settimana di riposo per lui e poi lavorerà per l'altra settimana, quindi salterà la Roma ma salterà anche il derby. Vi ricordo inoltre che in Europa League non possono giocare i giocatori non inseriti nella lista, quindi né Simic e né
per esempio Bartesaghi. Quindi il Milan si presenta a Roma solamente con tre difensori centrali e sono Tomori e Gabbia i due titolari e Malik Chao in panchina. Altra notizia che possiamo dare da Milanello: oggi ha ripreso a lavorare con il gruppo anche Tommaso Pobega. Tommaso Pobega che quindi può essere un nome in più a centrocampo, ma vediamo se verrà convocato o meno. Non c'era la dirigenza oggi al centro sportivo rossonero, né Ibra, né Furlani, né Moncada, né D'Ottavio. Tra l'altro Furlani stasera dovrebbe avere un'intervista, parlerà a DAZN, vedremo quali temi toccherà l'amministratore delegato rossonero. E veniamo ora a delle parole che hanno colpito un po' tanti tifosi del Milan, e riguarda Shad Khetelare. Khetelare in sostanza dice: vorrei rimanere all'Atalanta, qui le cose vanno bene, tornare al Milan non voglio tornare a fare la panchina. Mio caro Khetelare, con tutto il bene e con tutto il rispetto, tanti saluti, se stai bene, per te va bene rimanere a Bergamo, al Milan insomma non è che si disperano, soprattutto visto quello che l'anno scorso Khetelare ha fatto con la maglia rossonera, perché poi si può parlare sicuramente di problemi legati a Stefano Pioli e a quello che sono problematiche relative all'aspetto tattico, ma quest'anno tutti gli acquisti hanno dimostrato che comunque qualcosa possono dare. Persino Chukwueze, che ha avuto delle difficoltà nei primi 3-4 mesi, anzi fino a gennaio, poi ultimamente ha cambiato marcia. Quindi oltre all'allenatore, che probabilmente ha delle colpe su Khetelare, poi c'è la risposta del singolo giocatore, la personalità del giocatore che si sveglia da un torpore, che si sveglia da un momento negativo e comincia a giocare dimostrando orgoglio e dimostrando anche le proprie qualità. Al Milan lo hanno fatto tutti, lo ha fatto Loftus-Cheek, lo ha fatto Pulisic, lo ha fatto persino Jovic, persino Cafor, giocatori che non sono titolari ma quando entrano comunque incidono, e abbiamo detto Chukwueze. L'unico che non ci è riuscito è stato Shad Khetelare, probabilmente non ha una personalità al punto da poter giocare al Milan con le pressioni del Milan. Ribadisco, ci sono delle colpe di Pioli, ma le colpe sono anche del giocatore. Cosa dice Khetelare? Dice: se dipendesse da te resteresti all'Atalanta? La domanda, sì, perché mi sento molto bene qui, mi piacerebbe rimanere, anche perché non ho ancora finito qui dopo una stagione, posso ancora fare un paio di bei passi avanti, sarebbe quindi sicuramente positivo se potessi rimanere qui per un altro paio di stagioni, dice Khetelare. Al Milan va benissimo, se la decisione dell'Atalanta è quella di confermare Khetelare, vuol dire che al Milan arriveranno 23 milioni di euro più quelli bonus, insomma una cifra che il Milan poi potrebbe riportare sul mercato. La domanda poi: supponiamo che l'Atalanta non eserciti l'opzione d'acquisto e tu debba tornare al Milan, con quale mentalità lo faresti? Lui dice: giocare per il Milan non è certo una punizione, il Milan è una grande squadra, però giocare è una cosa importante, ho 23 anni, non voglio finire di nuovo in panchina. Cioè lui già sa che se torna al Milan va in panchina. Cioè, anche qui, se tu hai, se vuoi giocare e torni al Milan, fai di tutto per dimostrare il tuo valore e mettere in difficoltà l'allenatore per farti giocare. Non è che parti sconfitto e dici non voglio finire di nuovo in panchina. Quindi sì, se l'Atalanta non dovesse esercitare l'opzione, vedremo cosa fare insieme al Milan, com'è la situazione con il Milan. Cioè lui al Milan non ci vuole tornare, diciamolo chiaramente. Poi dice: l'opzione d'acquisto del tuo contratto è di 23 milioni di euro, giusto? Sì, ma solo l'Atalanta può esercitare questa opzione, loro decidono, io non ho molto da dire in merito. Quindi confermano anche le cifre dei 23 milioni di euro, tutto quello che abbiamo detto in estate confermato. Cari amici, allora abbiamo trattato l'argomento dei Khetelare, che comunque ho visto anche tanti tifosi hanno commentato sui social queste dichiarazioni. Abbiamo detto che il Milan in difesa continua a essere un disastro e ce lo immaginavamo che questa cosa arrivasse fino alla fine della stagione, non è che il Milan all'improvviso cambiasse modo di giocare. Purtroppo è un problema che è cominciato all'inizio dell'anno e si porterà fino al termine della stagione. Buone notizie da Milanello per Maignan e Ciao, se non altro perché Ciao verrà
comunque inserito nella lista dei convocati per Roma. Non ci sarà Kier né con la Roma né nel derby. Torna in gruppo Tommaso Pobega. Insomma, questo è il punto dal centro sportivo rossonero. Domani è martedì e cominceremo a capire anche tatticamente come Pioli intenderà schierare la sua squadra e chi saranno i titolari di questa gara decisiva contro i giallorossi di Daniele De Rossi. Ciao!